La porcellana è forse il materiale che meglio di altri incarna lo spirito e l'estetica del Settecento. Compatta, lucente e leggera, essa si presta naturalmente alla realizzazione di oggetti dalle linee eleganti ed agili. Rimasta a lungo un segreto delle manifatture cinesi, fu ricreata in Europa nel secondo decennio del XVIII secolo, presso la corte sassone di Augusto il Forte, e da qui si diffuse gradualmente in tutta Europa, nonostante i disperati tentativi di nasconderne la formula. Da allora, per ogni sovrano, possedere una manifattura di porcellana era semplicemente un indispensabile attributo alla dignità principesca. Anche la Repubblica di Venezia non poteva sfuggire a questa regola, per ragioni di prestigio e al contempo economiche. La Serenissima è l'unico stato dove sorgono ben 4 manifatture di porcellane. Fatto ancora più significativo, nessuna di queste nasce per volontà pubblica, bensì per iniziativa privata. La storia della porcellana sarebbe stata probabilmente diversa se l'iniziativa di Francesco Vezzi non fosse prematuramente finita per ragioni economiche fra il 1720 e il 1727. Ci siamo privati così precocemente di una manifattura di genio che aveva elevato la Serenissima a terza forza in questo campo dopo Meissen e Vienna. 40 anni dopo sarebbe stata la volta dei coniugi Hevelke, profughi dalla Sassonia in guerra, che avrebbero messo in piedi un'iniziativa analoga, anch'essa durata pochissimo a causa di ragioni economiche. Solamente qualche anno dopo, Pasquale Antoni Bon a Nove e Geminiano Cozzi a Venezia sarebbero riusciti a dar luogo a un'iniziativa duratura, pur fra mille difficoltà. Si tratta di personaggi controversi e affascinanti, caparbi e ostinati nel voler realizzare i propri obiettivi contro ogni avversità. Le loro opere dimostrano una spiccata personalità. Sono oggetti di grande fascino creati dalla fantasiosa unione di forme squisitamente rococò e decori orientali, motivi astratti e dettagli naturalistici.